Bentornati nel canale delle Burneo e i messaggi, le cose. E adesso vi lascio a un video che mi ha mandato per email un mio amico. Allora vi spiego, durante le famose partite per l'Osservatorio Leggenda, siccome lui non è tanto bravo, abbiamo fatto lo share play e ho giocato io la partita per lui. È stato difficile perché appunto c'è l'input lag del share play, che c'è il ritardo nei miei comandi. Comunque non vi dico com'è andata, ma l'avrete già capito. E alla seconda partita, insomma, ce l'ho fatta. E vi lascio con la spacchettata della leggenda e il finale della partita. E poi vi metto il match day di ieri, perché oggi non l'ho giocato e sono già le 9 e non credo che lo giocherò. E niente, e come sempre spero che mi seguate in tanti. Siamo arrivati a 29.000 visualizzazioni, vuol dire che vi piace il mio canale, sono contento. Speriamo che si iscriva un po' più di gente e un salutone e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao ragazzi. Alessandro, passaggio in avanti. Gioca con un pallone lungo. Morata, opportunità. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa. Un solo gol. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio ringraziamenti.
Ok ragazzi, in teoria mi manca una partita. In teoria. Mi mancherebbe una partita e becco le monete e andiamo nel mio account. Mi ha trovato l'avversario. Ma contro uno che è al Barcellona gioco. Perfetto. Non è male, vediamo se riusciamo a farcela. Allora, mettiamo le marcature. Questo su questo e questi zainetti. De Bruyne, adesso lo sposto un fio più su, però tanto qua vado a mettere fuori gioco automatico dopo magliette, vabbè, casomai mi metto bianca, volevo fare così. Aspetta, De Bruyne uno più su e Ori più su, più su e più larghi così, esatto. Il resto va bene, la maglietta mettiamo gialla o nera, nera e orisata, nero contro giallo, appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi. vabbè, vediamo Vedete con che va diffuso sto dappertutto Manchester nell'stadio. City Non c'è Barcellona. una Se sola riesco a voce. vincere arrivo a Il 4.000, campo vedremo. sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato via con noi. Bello. Ottimo intervento di Robinson. Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Sterling vince il duello fisico da Fallo. superiore. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Io la provo con De Bruyne, fiori. Tiro proprio una sassata qua dritto per dritto così. Gioca a sinistra. Mendy. Il portiere la spedisce su. Cercano un'azione veloce e trova il compagno. Messi! Ottimo intervento di Ederson. Cross sul secondo palo. Un pallone quasi perfetto, ma non abbastanza. Silva, prezioso anche in interdizione. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Bel pallone, scatta verso il pallone, ci mette la testa. Niente, i miei sbagliano, sbrega, sono ipermarcato a tutta forza, che sto neanche guardato la valutazione che ha, ma l'avrà sicuramente più alta della mia, questo è poco ma sicuro. Pallone lungo in verticale. Ed ecco il pallone che arriva a Walker. Fernandinho. Gioca una palla lunga.
Ma è fallo per l'arbitro di merda. Palleggio, tecnica e controllo del gioco gestiti molto. Tiki Taka, reso famoso dal calcio spagnolo, è andato molto più male in questi anni. L'idea è che se la palla ce l'hai tu e la nascondi all'avversario con passaggi corti e precisi, è difficile prendere gol. È facile dare spettacolo. Sulla destra. Rakitic. Rakitic verso il centro. Bravo Rakitic, complimenti. Cambio di fronte. Sterling si appoggia al portiere. Stones. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Passaggio filtrato per Fernandinho. Fernandinho ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ottimo da Ebai. Fernandinho cerca di pescare il compagno col filtrante. Fallo mai, eh? Giocata in avanti. Messi colpisce il pallone. Fallo non lo da mai. Io posso, io devo ancora tirare in porta. Vabbè, ho fatto quel tiro da metà campo e basta. Vabbè, bravi, complimenti. Passaggio in avanti, esce, respinge, palla riconquistata immediatamente, palla in avanti verso il compagno, passaggio sulla destra, palla di nuovo Messi. Zero, zero, non è per far niente. Vabbè, aspetteremo il secondo tempo, mi metterò anche a difensivo, vada, tanto ho già capito che qua non è per far un tubo. Cerca la profondità. Messi la mette in mezzo. Spazza via senza conclusione. Mi si è fermato. Il gioco con la verticalizzazione. Bello intervento di Messi. Fernandinho. Rakitic. Griezmann. Cosa andava via? Va bene. Nelson Semedo. È davvero una bella serie di passaggi questa. E Messi. Bravi, bravi. Fate proprio da cagare. Fatto 0. 3-1 l'ho fatto. Vabbè, sbaglio. Che schifo. Il Manchester non può che rimpiangere le chiare occasioni da gol non sfruttate in avvio. Hanno comunque giocato una prima parte diligente, devono ripartire da qui. 0 ho fatto, 3-1 ho fatto, e ho fatto 6-1. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. Perché così il risultato si spiega. No, così alta, ma tirala bassa, no, cos'è gol? Niente, mai mi spazza, ma non si sa dove che io mette. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Estremo difensore, la calcio. Mi spazzo, eh. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Nessuno raccoglie traversone. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Già hai conquistato palla. Palla filtrata per Sterling.
si ricomincia la partita. Lancio lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Palla a Bernardo Silva. Bernardo Silva non riesce a servire. Tiro. Ma che credo che stavolta si sia stuprato il gol, guarda, a porta scoperta, che ho fatto qua è finta, non so come farla. Qua mi ho fatto è finta del tiro per girarmi, ma non vuole fare. Vabbè. In avanti, palla filtrante per Messi, c'è spazio, occhio Messi, può calciare la rete. Beh, adesso ottimo salvataggio, ha fatto tutta la perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Bello intervento del portiere. Messi la mette in mezzo, anche la conclusione. Bravissimi ragazzi. Cioè, se è un assedio, non so quanto che abbia devalutazione questo. Boh. Messi è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. E attento, allontana senza problemi. Sterling dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione. Ma dai, ma che sbaglio, ma neanche a provare ad andare incontro la palla. Fallo? Mai. Il lancio lungo. La gioca in profondità. C'è Messi. Che non sia mai. Decide di non rischiare. Palla fuori. Dai, Agüero. Sì, è il gol. È il gol, fio, se andava via dritto, se andava via. Bel gesto tecnico. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Jordi Alba. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. Vediamo se crossa. Ottima giocata. Ma no, Mendy de merda. Difesa molto distratta in questa occasione.
Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Messi. Ma va a cagare. Prende subito il possesso della sfera. Calcio di punizione. Posizione. Ma dai, ma il 90esimo che dà il calcio di punizione. Vaffanculo. Ancora una possibilità con questa punizione. Posizione senza dubbio interessante. Questi calci di Messi. Occhio, Rakitic. Buono da finire. Sì, cazzo, vittoria con il gol di Aguero che si fulmina tutti, ma lui era tanto più forte. 8-5 l'ho fatto, ho fatto 12-4. Vabbè. $469, buono. Ok, prese 60 monete, ho preso. Ok, usciamo. Andiamo nel My Club a recuperare tutti quanti i premi. Sette, perché dopo mi guarderò la finale. Buono, allora andiamo in agenti. Beh, ho sbagliato, sono da sotto come sempre. Agenti speciali, abbiamo 140 monete, eh? Vabbè, cominciamo dalla silver, vediamo chi ci dà di silver. Tanto mi danno a silver, non so che mi darà palla nera Hazard, magari si sì, andrà in Russia, dove si andrà. Vabbè, palla argento del, boh, non so che squadra sia, Soma, punta 79, magari si è forte, boh, vediamo. Ah, non so, ma forma fisica 7, lo tengo questo. Blocca, andiamo avanti. Soma è forte. Preparatori, facciamo ancora anche la palla oro. Piede sinistra, no, del Paris Saint Germain. Curzavo, oh, mega d'alto in sinistra. Finalmente mi avrà da. Come sei Curzavo, però? Forma fisica 5, meglio di Mendy. Questo è Otegno che dà con Mendy sola. Ok, questo è il blocco. Curzavo, mio Otegno, mio porto nella squadra principale. Mi piace perché se segna Gana. Un'esultanza devastante, fa la ridere. Adesso, dato che ho le monete, ritorno sul Real Madrid e pago con le monete. Vedremo chi ci dà del Real. Hazard, il 7. Buon Hazard. Mi mancava Hazard. Buono Hazard. Sì, ho cambiato maglietta, ho messo il Zulte Varigem, che è la squadra che avevo l'anno scorso, mettevo. Eh sì, Hazard forma fisica 8, questo va bloccato immediatamente. E va, andiamo avanti. Ok.